Victor 1966 veste lo stile. Mister Taurino, subito dopo l'amichevole con il Racale, come è andato il test? È andato bene, già il fatto che non si sia fatto male nessuno è un buon segno, no? Abbiamo provato alcune cose, serviva questo allenamento per preparare anche fisicamente la squadra dopo il lavoro di ieri, quindi è stato un buon allenamento. Continuiamo la preparazione di questa partita, sperando di arrivare al top della condizione. Senti, arriva la capolista, all'andata siete riusciti a guadagnare un bel punto. Sì, all'andata facciamo una buona prestazione e contiamo domenica di farne una altrettanto positiva. E sappiamo che non sarà semplice, affrontiamo una squadra forte in tutto, forte individualmente, forte come squadra, perché ha dimostrato ampiamente di essere la migliore di questo girone. Hanno vinto sicuramente con grande merito questo campionato. Quale punto debole ha il Potenza? Se dovessimo individuare un punto debole, una breccia, sicuramente avrei studiato qualcosa. Si fa fatica a trovare punti deboli, è una squadra sinceramente che ha tante frecce al proprio arco, hanno fisicità, hanno qualità, hanno struttura, hanno una rosa ampia che gli permette anche di avere più soluzioni con moduli diversi, quindi è normale che per fare il risultato bisogna fare la partita perfetta, bisogna fare una partita corta, di sacrificio, di qualità, di personalità, bisogna saper attaccare tutti insieme da squadra, bisogna essere squadra. La qualità nostra imprescindibile è quella di essere squadra, di giocare compatti, di attaccare tutti e 11, di difendere tutti e 11. Questo deve essere il nostro motto per provare, diciamo così, a rendere la vita è complicata a questa squadra. E i ragazzi ci stanno lavorando, cerchiamo di raccogliere le ultime energie nervose, diciamo, della stagione, perché sinceramente li ho spremuti tanti e probabilmente in questo momento stiamo pagando un poco da questo punto di vista. E un può po' essere di stanchezza? Anche, sì, soprattutto mentale, e può essere anche fisiologico dopo la bella cavalcata fatta. Però sono convinto che i ragazzi nelle proprie corde possono ancora tirare fuori qualche prestazione di livello. E quella di domenica, secondo me, può essere la partita giusta anche per omaggiare il nostro grande pubblico. Senta, c'è un po' di acredine tra le tifoserie. Forse con lo stadio pieno sarebbe stato sicuramente uno spettacolo differente, no? Guarda, non so se quanto ci sia quanta credine ci sia tra le tifoserie, però sicuramente è un peccato non avere lo stadio delle grandi occasioni, no? È normale che il calcio è fatto per gli spettatori, è fatto per il pubblico fondamentalmente, quindi tutte le volte che c'è una decisione che impedisce in qualche modo al pubblico di partecipare a una festa dello sport come può essere quella di domenica in generale, o come possono essere tutte le partite, perché tutte le partite sono eventi sportivi da seguire, non fa mai piacere. C'è stato già un'altra volta questa polemica, io ribadisco che ci sono degli organi competenti che decidono sulla base probabilmente di un qualcosa, no? Non penso che prendano decisioni a cuor leggero, mi auguro per loro, perché sarebbe veramente grave per un semplice non voler prendersi delle responsabilità, vietare ogni volta la trasferta. Quindi spero che chi l'abbia fatto, chi abbia preso questo provvedimento, l'abbia fatto con grande coscienza e con grande rispetto per il popolo italiano in genere, perché qua si parla di cittadini italiani, per questo sport meraviglioso e un po' per tutto il mondo calcio. Quindi c'è dispiacere da questo punto di vista, però ripeto, chi ha deciso probabilmente ha avuto le sue ragioni. Senta, se la squadra praticamente è fatta, se non dovesse farcela Godirin, chi getta in campo? Vediamo, oggi abbiamo provato qualche soluzione, io spero di avere tutti a disposizione e tutti belli carichi per potermi dare la mano, in modo da non,
da poter comunque mettere in campo una formazione che tenga testa alla capolista, alla prima della classe. Quindi l'obiettivo Prinari è questo. Prinari potrebbe fare la punta? Prinari potrebbe fare, Alessio potrebbe fare, c'è Greco, c'è Gaetani che si è allenato molto bene. Vediamo un attimo quale può essere la situazione migliore. La stiamo valutando, abbiamo ancora 3 giorni, vediamo un po'. Victor 1966 per lo sport.